Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Riforma del Senato, sì al testo base, Fiat in calo a Piazza Affari dopo la presentazione del nuovo piano intramenia, violate le norme, 83 medici segnalati. Arrivato ieri in tarda serata il sì della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama al testo base per la riforma del Senato, decisivo il voto di Forza Italia, approvato il testo base del governo molto bene, non era facile, la palude non ci blocca, scrive il Premier Renzi su Twitter. Profondo rosso per Fiat in borsa dopo la diffusione del piano industriale e dei conti del primo trimestre chiusi in perdita. Il mercato sta dunque reagendo male ai numeri dei primi tre mesi del 2014, archiviati con un risultato netto negativo per 319 milioni, sebbene i ricavi siano saliti del 12%. 83 i medici segnalati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza per violazioni alle norme che disciplinano l'attività di intramenia. Il danno erariale di 6 milioni di euro. 48 dovranno rispondere anche di truffa aggravata e peculato per aver trattenuto illecitamente compensi spettanti alle aziende sanitarie. Oggi a Firenze l'autopsia sul cadavere di Andrea Cristina Zamfir, romena di 26 anni, trovata morta con le mani legate ad una sbarra con il nastro adesivo sotto un cavalcavia alle porte di Firenze. Continuano serrate intanto le indagini della squadra mobile, ci sarebbero tracce di tre diversi DNA nella caccia al maniaco seriale imputato della morte della ragazza. Ci sarebbe anche un identikit del maniaco. La Corte Costituzionale thailandese ha destituito la Premier Ingluck Shinawatra per abuso di potere. Secondo i giudici ha violato la legge ordinando il trasferimento del capo della sicurezza nazionale. La decisione dei giudici arriva dopo che dallo scorso novembre l'opposizione chiede le dimissioni di Ingluck, accusata di corruzione. Nel corso delle proteste circa una ventina di persone sono morte. Italia divisa in due con rovesce temporali che dalle Alpi e Prealpi si trasferiscono verso il nord-est, soprattutto il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Più soleggiato al centro e al sud, poi da domani inizierà a fare più caldo su tutte le regioni grazie all'invasione di Hannibal, l'immenso anticiclone subtropicale. Le temperature toccheranno anche i 33 gradi. Vittoria in scioltezza del Napoli che supera 3-0 il Cagliari nell'ultimo posticipo del 36esimo turno di Serie A. La partita si è giocata in uno stadio San Paolo che ha dedicato i suoi cori quasi a Ciro Esposito, il tifoso napoletano gravemente ferito negli incidenti di sabato a Roma.